Transizione ecologica, competenze green e sensibilizzazione. Queste le parole chiave di un interessante programma Erasmus organizzato da Mare Vivo Sicilia e che ha coinvolto studenti italiani, spagnoli e greci, ospiti presso il convitto della Donnara dell'Istituto Amato Vetrano di Sciacca. Stamattina è stata presentata anche la mostra che i 40 giovani hanno realizzato utilizzando i rifiuti che sono stati raccolti qualche giorno fa lungo la foce del fiume Platani. Oltre agli studenti stranieri, sono intervenuti pure giovani dell'Amato Vetrano, del Liceo Scientifico Enrico Fermi e del Liceo Classico Tommaso Fazzello di Sciacca. Tematiche ambientali, ma non solo, perché gli ospiti hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare il territorio saccense ed agrigentino in generale. Ci siamo trovati benissimo, felicissimi e soddisfatti di partecipare a questo progetto e ringraziamo Mare Vivo per la stupenda organizzazione, ma la stessa città di Sciacca che sia per paesaggi bellissimi e un'accoglienza eccezionale da parte di tutta quanta la città e di tutte le persone che sono state involucrate nel progetto. E siamo veramente soddisfatti e da parte mia, che seleziono i ragazzi per partecipare ai progetti spagnoli tutti gli anni, sicuramente riproporrò dalla Spagna Sciacca come sede di prossimi scambi culturali giovanili. Un saluto spagnolo. Hasta luego a todos y muchísimas gracias. Un progetto che Mare Vivo sta portando avanti per la prima volta. È un progetto che ha visto la partecipazione di tre gruppi: è un gruppo spagnolo, un gruppo greco e un gruppo italiano. È la prima volta, appunto, che Mare Vivo, dicevamo, si cimenta in un progetto Erasmus. Prima volta, però, fortemente voluto, anche perché l'oggetto del progetto era quella della transizione ecologica. Quindi, dico, come dire, una competenza molto forte per Mare Vivo, che ha cercato di trasmettere ai partecipanti appunto quella consapevolezza che cerchiamo sempre di trasmettere durante le nostre attività di educazione ambientale. Il progetto si è tenuto, ci troviamo qui al convitto dell'Istituto Amato Vetrano, che è un sito scelto non a caso, abbiamo detto poco fa, perché l'Amato Vetrano in questo sito lo scorso anno ha portato avanti un progetto che si chiama Adotta una spiaggia, che è servito per tutelare, proteggere, raccogliere rifiuti durante il periodo invernale e quindi cercare di valorizzare questa nostra costa. Quindi l'Amato Vetrano ha messo a disposizione anche questa struttura per continuare queste attività di sensibilizzazione. E come se non attraverso un gruppo così numeroso, sono 40 studenti tra i tre gruppi, che durante questa settimana hanno veramente dato il meglio di loro, traendo ognuno dall'altro, cioè un gruppo greco dal gruppo spagnolo e viceversa, quelle esperienze, quelle competenze, quelle conoscenze che magari non sono proprie del loro territorio, ma qui tutti insieme sono riusciti a recepire. Assessore Di Mino, tramite Mare Vivo, ancora percorsi importanti di sensibilizzazione. Percorso importante è anche uno scambio culturale importante. Questo perché credo che momenti come questi sono di fondamentale importanza proprio per tutti noi. E questo perché i ragazzi prendono coscienza di quello che purtroppo trovano nel mare, tant'è che sono state realizzate anche delle opere d'arte, diciamo, se così si possono definire, con gli scarti che vengono dal mare, ma anche un modo per far conoscere il nostro territorio, perché il fatto che ragazzi anche di altre nazioni vengano a Sciacca, conoscere il nostro territorio, le nostre usanze, le nostre tradizioni, è qualcosa di fondamentale importanza per tutti noi.